Sono Manuela Fini, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Domenico Purificato dell'ambito 6 di Roma, situato nel nono municipio di Roma Capitale. L'adesione al progetto Pedibus del nostro istituto nasce dall'esigenza, peraltro molto sentita sia dal comitato di quartiere sia dai genitori, dal comitato dei genitori della scuola, di trovare delle soluzioni sostenibili al problema della mobilità delle auto che congestionano, soprattutto nei momenti di entrata e di uscita, il traffico intorno alle aree della scuola primaria e dell'infanzia di Vigna Murata. Nasce anche dalla consapevolezza, peraltro supportata da studi effettuati dal comitato di quartiere, che la maggior parte dei nostri alunni potrebbero raggiungere a piedi l'istituto utilizzando dei percorsi quasi esclusivamente pedonali. C'è stato quindi un primo incontro illustrativo da parte degli operatori, degli esperti di Roma per la mobilità, nella quale appunto l'idea progettuale è stata illustrata al comitato di quartiere, ai rappresentanti del nono municipio, al comitato dei genitori e alla scuola. Come dirigente scolastico dell'istituto ho deciso di accogliere la proposta progettuale sia perché è coerente con la mission dell'istituto comprensivo e con il piano triennale dell'offerta formativa, sia perché rappresentava un'ulteriore opportunità di apertura al territorio e di raccordo con lo stesso. Al fine di rendere attuabile il progetto, ho prioritariamente ritenuto indispensabile coinvolgere il collegio dei docenti e sensibilizzarlo sia alle problematiche della mobilità sostenibile, sia alla necessità di individuare il mobility manager scolastico, che è una figura chiave nella realizzazione del progetto Pedibus e che peraltro è anche prevista dalla legge 221 del 2015. Tale figura ha la funzione di organizzare gli spostamenti degli alunni e anche di coordinare le varie figure, facendo in modo che la scuola diventi anche un polo di aggregazione per la mobilità sostenibile. Ho quindi illustrato in un primo collegio dei docenti l'idea progettuale del Pedibus e ho sensibilizzato il collegio per individuare appunto il mobility manager scolastico. Successivamente, attraverso incontri informali, ho acquisito la disponibilità della mobility manager scolastica di questa docente, il cui ruolo poi è stato formalmente deliberato in collegio dei docenti. A questa delibera è seguito l'incarico nel quale erano indicati sia gli obiettivi da perseguire, sia le funzioni e i compiti da svolgere. E i successivi passi sono stati soprattutto effettuati dalla mobility manager scolastico attraverso incontri nei quali io ho sempre supportato tutta l'attività. Ad esempio, ho contribuito a formulare comunicazioni e a pubblicizzare il Pedibus attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili e istituzionali, quali ad esempio il sito della scuola, il registro elettronico e anche attraverso l'affissione ai plessi oppure la distribuzione delle comunicazioni nelle classi. Ho curato personalmente la stesura della dichiarazione deliberatoria per le immagini e per i filmati,
e per la loro soprattutto successiva utilizzazione. Ed ho fatto in modo, dando precise disposizioni, che tutti coloro che hanno partecipato alla prima giornata, alla giornata inaugurale evento, ne fossero provvisti, sia i minori sia gli adulti, quindi il personale e i genitori. Riprenderemo con il nuovo anno scolastico il progetto Pedibus per quanto riguarda l'andata a scuola, mentre stiamo valutando la fattibilità del progetto Pedibus in uscita, soprattutto per risolvere alcune criticità legate alle deleghe degli esercenti la potestà genitoriale.